sappiamo, il rendimento di una macchina qualunque, cioè di una macchina che esegue una trasformazione ciclica qualunque, è pari a 1 più il rapporto tra il calore uscito e il calore entrato durante la trasformazione. Sappiamo di poter scrivere questa espressione in quest'altro modo, dato che il calore uscito Q2 in realtà è negativo, quindi 1 meno il valore assoluto di Q2 fratto Q1. Sappiamo anche, per il teorema di Carnot, che il rendimento di una macchina reversibile è sempre maggiore o uguale al rendimento di una macchina qualunque. E che il rendimento di una macchina reversibile che lavori tra le temperature T1 e T2 è pari a 1 meno T2 fratto T1. Per una macchina termica, quindi, che usi una trasformazione ciclica qualunque, possiamo scrivere che il rendimento è pari a 1 più Q2 fratto Q1 e questo è minore o uguale al rendimento 1 meno T2 fratto T1 valido per le sole macchine reversibili. Sviluppando la disuguaglianza al secondo termine, finiamo per ottenere che la somma tra Q2 fratto T2 e Q1 fratto T1 è minore o uguale a 0 per una macchina qualunque. Questa disuguaglianza è chiamata disuguaglianza di Clausius, che generalizzata dice che la sommatoria dei calori scambiati durante la trasformazione ciclica diviso la temperatura alla quale vengono scambiati è minore o uguale a 0, dove l'uguale a 0 vale solo per le macchine reversibili. Quindi, come afferma il teorema di Clausius, per una trasformazione reversibile la sommatoria dei calori scambiati divisi per la temperatura alla quale vengono scambiati è uguale a 0. Vediamo ora un'importante conseguenza del teorema di Clausius. Prendiamo una trasformazione ciclica qualunque. Per esempio, andiamo da A a B lungo il tratto 1, da B ad A, torniamo da B ad A lungo il tratto 2. Il teorema di Clausius afferma appunto che la somma dei calori scambiati divisi per la temperatura di scambio è uguale a 0. Vale a dire, la sommatoria tra i calori scambiati e la loro temperatura lungo il tratto AB più la sommatoria dei calori scambiati fratto la loro temperatura lungo il tratto BA è uguale a 0. Quindi un termine è uguale all'altro cambiato di segno. Dato che la temperatura assoluta è sempre positiva, il segno meno può essere assegnato ai calori. Quindi possiamo dire che sommatoria dei calori scambiati diviso la temperatura alla quale vengono scambiati andando da A a B è uguale alla sommatoria dei calori scambiati cambiati di segno diviso la temperatura di scambio andando da B ad A. Sapendo che una trasformazione reversibile può essere percorsa esattamente in senso inverso e che se in un verso il calore è entrante, nel verso opposto ovviamente il calore è uscente, se invertiamo il percorso BA in AB lungo il tratto 2, allora possiamo scrivere che la sommatoria dei calori fratto la temperatura di scambio andando da AB lungo il tratto 1 sarà uguale alla sommatoria dei calori fratto la temperatura di scambio andando da AB lungo il tratto 2, cioè percorrendo la trasformazione in senso inverso. Come dire che questa sommatoria è uguale sia andando da AB sia lungo il percorso 1 che lungo il percorso 2. Comprendiamo con questo allora che la sommatoria dei calori scambiati fratto la temperatura alla quale vengono scambiati andando tra due punti distinti A e B è indipendente dal percorso. Ma questa è la caratteristica che abbiamo assegnato alle funzioni di stato. Una funzione di stato, cioè, abbiamo detto, avere un unico valore determinato in un punto del piano di Clapeyron, e di conseguenza è implicito che la differenza
di questa funzione tra due punti è indipendente dal cammino percorso, ma dipende esclusivamente dal punto di partenza e dal punto d'arrivo. Quindi per una trasformazione reversibile che vada da A a B, possiamo definire una grandezza chiamata entropia, o meglio variazione di entropia. Possiamo affermare cioè che la variazione della grandezza entropia andando da A a B, che è pari dunque alla entropia nello stato B meno l'entropia nello stato A, è definita come la sommatoria dei calori scambiati diviso la temperatura alla quale vengono scambiati andando da A a B lungo un qualunque percorso reversibile. Quindi ad ogni scambio termico Q con I in una trasformazione reversibile corrisponde una variazione dell'entropia del sistema gassoso. Quindi delta SI è uguale a Q con I fratto T con I. Facciamo due notazioni importanti. Ciò che abbiamo detto vale in maniera esclusiva per le trasformazioni reversibili. Quindi se abbiamo una trasformazione irreversibile che collega A a B, non abbiamo modo di calcolare la variazione di entropia attraverso questa trasformazione irreversibile. Ma essendo l'entropia una funzione di stato e quindi dipendente dai soli valori dell'entropia in A e in B, possiamo trovare comunque la variazione di entropia scegliendo un qualunque percorso reversibile che conduca da A a B. Quindi se ad esempio andiamo da A a B' attraverso una isovara e poi scendiamo da B' a B attraverso una isocora, sommando la variazione di entropia tra A e B e la variazione di entropia tra B, B' e B, otterremo la variazione di entropia tra i punti A e B, che vale sia per questa trasformazione reversibile che per qualunque altra trasformazione reversibile che colleghi A B, ed anche per la trasformazione irreversibile che comunque è partita da A ed è arrivata in B. L'altra considerazione importante è che la definizione dell'entropia è del tutto simile alla definizione dell'energia potenziale. L'energia potenziale era stata definita come una differenza, o meglio la differenza di energia potenziale tra lo stato fisico del sistema A e lo stato fisico B era pari a lavoro che la forza conservativa compiva da A a B cambiato di segno. Quindi di fatto l'energia potenziale corrispondente ad uno stato fisico di un sistema non ha un unico valore, ma dipende dal valore, dallo stato fisico che convenzionalmente si sceglie a cui assegnare il valore zero di energia potenziale. Ricordiamo che nell'energia potenziale gravitazionale nei pressi della Terra si può scegliere per esempio il livello del mare come livello zero, ma va bene qualunque altro livello. Invece, quando parliamo di energia gravitazionale tra corpi distanti, sappiamo di aver scelto come stato fisico di energia potenziale nullo quello che separa i due corpi quando sono a distanza infinita. Per la entropia, generalmente si sceglie convenzionalmente come sistema che possieda entropia nulla, quindi SR uguale a zero, la entropia di un qualunque stato è uguale alla differenza di entropia tra quello stato e lo stato di riferimento a cui è stato dato valore zero, e questo stato di riferimento è in genere l'entropia posseduta da un cristallo perfetto che si trovi alla temperatura dello zero assoluto. Quindi capite bene che è uno stato convenzionale teorico, perché non esiste un cristallo perfetto, non è possibile portare alcun corpo alla temperatura dello zero assoluto. Ciò non di meno, si prende
questo stato come riferimento a cui assegnare entropia zero. Quello che importerà nelle trasformazioni termodinamiche, però, non è il valore dell'entropia corrispondente ad uno stato fisico, ma è la variazione di entropia che si ottiene andando da uno stato fisico ad un altro.